Bene, sono le 3 di notte passate ormai e si è concluso il day 1A di questa quarta tappa Remida e indovinate chi è il chip leader, uno che abbiamo già incontrato nel corso della giornata. Diego, partito bene subito questo day 1, hai fatto subito un paio di raddoppi uno dietro l'altro, poi ti sei messo lì tranquillo, poi un altro raddoppio e quello decisivo, poi quello finale contro il chip leader Paolo Ugo Coselli, che appunto adesso è secondo in classifica. L'ultimo asso, l'ultima volta che hai visto asso asso contro Jack Jack sei andato a quasi 500.000. Sì, esattamente, ho visto tante belle carte a differenza di tanti altri tornei dove tenendo duro, stringendo, pregando, tutte, sono arrivato avanti. Sto giro è stato tutto più facile. Strano. Sei anche un po' tra virgolette lo zimbello nel senso buono, perché tutti ti prendono in giro, dicono che sei dotato di un boffice abbastanza corposo. Sì, tutti quanti vengono lì a toccarmi o la gobba o la chiappa e vabbè, ormai ho i pantaloni frugati. Anche perché tanto per te questa quarta tappa è già cominciata bene, mi pare, no? Sì, ho già vinto il torneo del mercoledì e adesso qua mi ritrovo chip leader con una mano fantastica gli ultimi 3 colpi, via. Siamo a luglio, 7 mesi, hai già fatto quanti ITM? 8 di fila. Bene, cosa è successo quest'anno? Cosa è cambiato? È la tranquillità di avere intorno a me degli ottimi ragazzi che mi aiutano nel team, la tranquillità che mi danno il capitano, il vicepresidente e il mio team manager, nonché, chiamiamolo pure, fratello, amico. Bene. E poi c'è ovviamente la famiglia. Ma sì, giustamente, il piccolino cresce, ormai ha 2 anni, una potenza della natura, la donna è contenta che porto a casa qualche soldino per andare in vacanza. Va bene. A posto, quindi insomma c'è un equilibrio generale nella tua vita. Sì, questo... manca ancora un qualcosina che vediamo se arriva anche il secondo piccolino o piccolina, vediamo. Quindi non è che questo scoop in anteprima. Per il nostro pubblico, io no, lo sapevo già, ma... A me mi piace fare tanti tentativi. Vabbè, qua bisogna vedere se Emanuele è contento o meno di questi tentativi, insomma, vabbè, in bocca al lupo. Adesso riposti domani, ci vediamo domenica per il Day 2. Seguici domani così vedrai un attimino. Beh, certamente, come... ci sono tutti gli altri ragazzi del team, i nostri ospiti che devo ringraziare, che si sono tutti disponibili, si sono autosacrificati per la causa. Mi fa piacere che ti telefonano o ti scrivono che vogliono giocare con noi, mi fa veramente piacere. Questo appaga molto tutti i sacrifici che abbiamo fatto. Bene, complimenti ancora, grazie. Grazie a te e grazie a voi. E buonanotte. Ciao. Notte.